Inizia una delle settimane estremamente movimentate dell'anno perché c'è una sfilza di dati macro, ragazzi, che vengono pubblicati proprio questa settimana. Si inizia già da domani con quello che riguarda il tasso di inflazione degli Stati Uniti alle 2:30 orario italiano, previsto in calo vistoso rispetto al precedente, quindi 4,1 contro il 4,9, quindi un calo importante, 20% circa. Di inflazione in meno, e poi si prosegue con il mercoledì la decisione del FONC con i tassi di interesse. Poi c'è anche l'Europa che pubblica il suo dato relativo all'inflazione. Insomma, una settimana molto incandescente che potrebbe muovere molto i mercati. C'è anche la questione Binance in mezzo, la questione della SEC contro le criptovalute, alcune definite security. Polygon ricambia, riattacca nella giornata dicendo che assolutamente tutti i dati che identificano la criptovaluta di Matic come security non stanno in piedi. Insomma, c'è una guerra in atto, una guerra di natura legale e si sfoga probabilmente nei prossimi giorni. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi ho deciso che lancio la moneta Bitcoin, ragazzi, perché non ho voce, voglio vedere come va. Ma era meglio che non la lanciavo. Vabbè, tanto diciamo è fortuita la cosa. Comunque, detto questo, ragazzi, cosa stanno facendo i mercati nel weekend? Hanno stornato pesantemente criptovalute come Solana, Matic, sono scese anche in maniera abbastanza evidente. La stessa Ethereum non è stata esente da questo movimento ribassista, seppur molto più basso. BNB in profondo rosso, sostanzialmente dovuto sempre alla questione legata ragazzi, alla SEC che ce l'ha un po' con Binance. Vi faccio vedere il grafico. In questo caso, guardate qui, nella settimana scorsa, meno 22,80, quindi meno 23%. Una delle peggiori settimane di Binance da 2022, gennaio 2022, da più di un anno, ragazzi. Sostanzialmente c'è stato poi maggio 2022, ma poi riassorbito invece proprio la settimana in questione, ha proprio chiuso al ribasso. Insomma, oggi c'è da vedere una serie di dati, c'è da fare una serie di analisi, una serie di punti di vista. Guarderemo Bitcoin, quello che sta facendo, e anche Ethereum, e poi magari parliamo un po' di Binance, proprio di questa situazione. Prima però di andare avanti, ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di apertura della Academy, la nostra Academy, che è riaperto proprio per una settimana con un percorso completamente nuovo, anche riaggiornato all'interno del sito, dove si tenta, attraverso un corso dedicato molto basic relativo per esempio all'analisi tecnica, all'analisi ciclica introduttiva, solo introduttiva, si spiegano un po' le basi di quello che facciamo in Academy e anche come interpretare alcuni segnali. E abbiamo optato per questa cosa proprio nell'idea di vedere se effettivamente chi magari non ha seguito uno dei miei corsi, come il corso Basic, riesce comunque a stare all'interno dell'Accademia e a ottenerne anche dei benefici. Qui nella pagina che vi lascio in descrizione trovate il video. Mancano solo 6 ore. C'è anche il bonus che ovviamente sono tutti finiti, ragazzi, ma io li ho messi personalmente, come ho detto l'altra volta. Sono stati aggiunti da me personalmente. Gli uomini di marketing mi odiano per queste cose, perché io le faccio da solo, scusate, mi sentite senza voce. Vabbè, però a me piace così. Academy 23, il coupon inserito vi dà 50 euro di sconto per sempre fino a quando la membership resta attiva. Appena entrerete vedrete che sono entrate tantissime persone proprio in questa promo, e ragazzi, spero veramente tanto di vedervi, e soprattutto anche per capire a che livello è il vostro grado di apprendimento, di studio, di formazione e come poter aiutare. Infatti ho idea anche di fare un webinar dedicato a tutti i nuovi iscritti nelle prossime settimane, proprio per capire quali sono le esigenze, magari dove andare nello specifico a toccare alcune cose. Ovviamente, ragazzi, l'Academy non è un corso di formazione, quindi necessita un po' di formazione, dovete essere formati per entrare in Academy e ottenere quello che sono i benefici. Abbiamo i sistemi automatici costruiti da me, le strategie che pubblico, le mie operazioni, quelle che faccio, le strategie sul monthly, sul weekly, sulla parte holding. Insomma,
vi aspetto. 6 ore al termine, erano 2 anni e mezzo che non la riaprivamo. Passiamo alla questione analisi dei dati che escono questa settimana. Allora ragazzi, IPC domani attesa in forte ribasso, attenzione, perché anche questo è un dato importante. Se dovesse essere un'inflazione inferiore alla 4,1%, i mercati potrebbero anche decidere di festeggiare. Io però il dubbio continuo ad averlo. Perché ragazzi? Perché penso che i mercati abbiano già festeggiato, soprattutto Nasdaq 100 eccetera, il fatto che il problema dell'inflazione si sia non risolto, ma comunque si sia estremamente attenuato. Considerate che un tasso di inflazione intorno al 2,50-3% è assolutamente sostenibile dal sistema economico mondiale, anzi auspicabile per una serie di punti di vista. Ciò significa che probabilmente, se il tasso di inflazione sarà inferiore a questo 4,1, la BCE, la Banca Centrale Americana, quindi la Fed, potrebbe decidere di non alzare i tassi di interesse nella giornata del 14, quindi di mercoledì. È proprio in questo modo che i mercati stanno scontando la questione. Quindi sono ancora un po' in dubbio su questa cosa. Sapete che io al posto di Powell avrei dato l'ultimo zampino al mercato per dire alzo ancora il tasso del 0,25, risolvo il problema, lo taglio alla radice, fine dei giochi. Però il mercato all'80% sta scontando che i tassi non salgano, che sappiano che magari il tasso di inflazione è più basso di quello previsto, che magari sarà 3,9, 3,8, che effettivamente cambierebbe un po' di cose in questione. Allora, questi sono i ragionamenti che andranno fatti dalla giornata di domani. Inizia tutto l'ambaradam alle 2:30 e poi il giorno del 14 mercoledì il FONC che parla alle 8 di sera. Io tra le altre cose, ragazzi, giovedì 15 e venerdì 16 giugno sarò all'IT Forum a Rimini per fare uno speech con l'exchange, il broker exchange di XTB. Parlerò di criptovalute, parlerò delle tecniche di trading, parlerò di come approcciare il trading e di come livellarlo al settore delle cripto, che è diverso dal settore hold. È vero, possiamo usare tante cose che sono in comune, ma dobbiamo anche capire le peculiarità classiche di questo mondo. Avete visto quello che è successo, no? In questa settimana con la questione delle regolamentazioni di Binance eccetera. Quindi parlerò di queste cose. Quindi per chi è lì, per chi viene a Rimini, la manifestazione che io facevo da bambino, ragazzi, IT Forum, sarò lì in speech, e se mi ritorna la voce possiamo parlare tranquillamente insieme. Va bene, detto questo, andrei a parlare anche di un'altra questione. Vi faccio vedere il grafico dei flow relativi agli exchange, quello pubblicato sempre sulla l'account di Nansen. Allora ragazzi, ancora a 7 giorni abbiamo un meno 2 miliardi per quanto riguarda Binance, meno 1,2 miliardi per quanto riguarda Coinbase, meno 1 miliardo per quanto riguarda Bitfinex, e insomma è una fuoriuscita totale di cash e di liquidità dal settore del cripto spaventosa. Da questo punto di vista non è un cash out, ma è un trasferimento su wallet privati, ragazzi, che va assolutamente vista. Non guadagna nessuno. In realtà questo che vedete sono pochissimi ingressi, non compensano minimamente il net flow negativo che è successo, che è avvenuto gli scorsi 7 giorni. Perciò queste sono fuoriuscite belle e buone. Il mercato cripto sta affogando nei checks. Da questo punto di vista non è un bene, secondo me, non in questo momento in cui i DEX non riescono ancora a sostenere quello che è l'attività da trading e l'attività da investimento. E vi ricordo che la libertà di mercato, la libertà di oscillazione, l'incontro domande e offerta sono esigenze numero uno per far crescere un settore. Se non avviene questo, se non c'è l'infra liquidità, i settori non possono crescere. Quindi in questo momento siamo in una fase di limbo, secondo me di stallo, e bisognerà prenderne atto e vedere cosa succede. Nelle ultime 24 ore però vedete che qualcosina è cambiata, in particolar modo relativamente a Binance, che ha avuto un net flow positivo di quasi 1 miliardo, quindi qualcuno è rientrato. Guardate però la questione Bitfinex, che invece perde in pratica un miliardo proprio nelle ultime 24 ore. Se andiamo a vedere a livello orario, insomma, vediamo solo dei micro movimenti, vediamo se sta
la fase ciclica sta finendo meno, c'è soltanto un più 18 milioni di Kraken che ha un po' di valenza, diciamo, per i volumi di Kraken classici. Quindi queste sono le oscillazioni, non c'è un freno a questa situazione, bisogna assolutamente andare a capire quello che sta succedendo appunto in questo momento, in questo contesto. Partiamo all'analisi di quelli che sono i mercati delle criptovalute con la nostra classica analisi su Bitcoin, sempre se lo trovo, ragazzi. Guardate qui la total market cap della DeFi che fa un altro errore come quello che è avvenuto tempo fa, più 62% finto, perché semplicemente c'è un errore tecnico su il grafico di TradingView. Allora, a volte queste cose, ragazzi, esistono soprattutto su grafici di questo tipo, che sono grafici come la total market cap. Questo è un errore tecnico, quindi qualcuno di voi mi ha scritto: ma avrei visto il balzo della total market cap della DeFi che sa, non sta succedendo niente. Questo è un errore del dato che viene dato a TradingView, e quindi in sostanza tra qualche giorno lo cancellano e mettono il dato vero. Ragazzi, non esiste questo rimbalzo, non è avvenuto. Allora, andiamo a vedere Bitcoin alle prese con un dilemma abbastanza importante: la chiusura del ciclo trimestrale e nonché ciclo estremamente importante proprio per il re delle criptovalute. Ad oggi, se guardiamo i minimi definitivi, siamo a 88 giorni con un minimo segnato il 6 di giugno a in questo caso 25.350. È anche vero che il mercato è vicinissimo a questi minimi, siamo a prezzi Bit sempre 25.860, non riesce a risalire. Ha fatto poi una serie di pump and dump notevoli, per esempio questo nella giornata, quindi meno 5 più 5 è proprio un classico pump and dump. Ma cosa succede qui a livello ciclico? Abbiamo troncato un ciclo mensile su questo minimo a 12 giorni, oppure siamo in una seconda parte del ciclo mensile che potrebbe durare almeno 12-14 giorni, e andare poi a chiudere il ciclo trimestrale in questione, quindi con una lunghezza di 102, molto simile al precedente, e in questo caso la data sarebbe martedì, addirittura 20 giugno, quindi dovrebbe passare l'intera prossima settimana e poi andare a chiudere qui. Se invece ha troncato, badate bene, insomma, che questo è un trimestrale un po' lungo effettivamente. Ma se invece ha troncato il trimestrale su questo minimo ed è ripartito un nuovo mensile, da qui potremmo assistere magari ad una fase di recupero ulteriore proprio nella prossima settimana, cioè in questa settimana, scusate, con l'uscita dei dati di natura macroeconomica che abbiamo visto, cioè questi dati che vi dicevo, quindi già da domani. Detto questo, in pratica io sarei molto attento su questi momenti. Allora, io a livello di posizione in questa fase mi sono mantenuto con due piedi in una scarpa. Perché? Perché in questo momento, ragazzi, andare all in da una parte o dall'altra sarebbe comunque sbagliato, in quanto i mercati sono fortemente dipendenti dalle oscillazioni e dalla volatilità relative ai dati macro. Ma in più le cripto scontano la questione regolamentazione, che è fondamentale ed è importantissimo andarla a ragionare, perché la questione regolamentazione può impattare in maniera grave, ragazzi. Infatti facciamo così: alla fine del video vi faccio vedere anche la dominanza, che sta toccando un livello importantissimo e che spiega anche come stiamo arrivando a quello che l'analisi ciclica e la tecnica ci aveva indicato quasi un anno fa. Come ci stiamo arrivando attraverso la regolamentazione e queste news un anno fa, impossibili da prevedere. Vedete come coincidono le cose? Quindi da un lato abbiamo degli eventi probabili e dall'altro delle news che li scaturiscono. Sono un cane che si morde la coda. Che cosa arriva prima? La ciclica, la tecnica o le news? Nessuno lo sa. In sostanza sembra quasi che vadano insieme, no? Si accoppino in determinati momenti. È una magia strana, però avviene, e non è la prima volta, avviene un po' da sempre questa cosa qui, ragazzi. Quindi in sostanza è anche questo il modo giusto di fare le analisi, andando ad attendersi poi appunto che magari avvenga qualche news o qualcosa di particolare. Per esempio, qui, se qui ha troncato un ciclo, potrebbe essere perché domani escono dei buoni dati e quindi il mercato decide di salire. A quel punto noi indicheremo che qui è iniziata una nuova fase ciclica,
ciclica, ma in sostanza il boom è stato dato dalle news, e questo coincide però con questa view attuale. Quindi no, si va a settare, si va a plasmare, ragazzi, questa cosa, l'uno dentro l'altro, molto bella questa cosa, prima l'uovo, dopo la gallina, chi lo sa, nessuno lo sa. Va bene, detto questo, quindi 14 giorni che possono essere appartenenti sia a un nuovo movimento sia a un precedente movimento. Non c'è nessun modo di, in questo caso, di avere una probabilità che sia maggiore verso un senso, maggiore verso l'altro. Ecco perché io sto con due piedi in una scarpa. Perché non c'è nessun modo. Il tempo sufficiente a chiudere un trimestrale è passato. Il mercato non ha dato però segnali, quindi da un punto di vista ciclico è sufficiente, da un punto di vista di prezzi, analisi tecnica, non ha dato segnali, quindi può essere che continuerà, e questo è un discorso che va fatto. Ancora non siamo nella fase estrema, cioè non è che abbiamo un trimestrale qui da 110-120 giorni che diventa abnorme come lunghezza, siamo ancora nei tempi tecnici, quindi tutta questa fase è possibile. Badate bene, ragazzi, che questo livello in close, vedete, è stato di 25.739. Io guardo molto le close, soprattutto in un mercato di questo tipo. A oggi siamo a 25.836. Questo potrebbe essere anche indicativo di un doppio minimo con una lingua di Bayer che è andata a fare, diciamo, un movimento per chiudere questo meccanismo. In sostanza, il mercato è molto veloce, molto volatile, fa falsi segnali, segno che siamo a uno snodo, cioè uno snodo ciclico, ragazzi, che dovrebbe avvenire a momenti. Allora prendiamo tutti i posizioni long, perché poi parte un ciclo trimestrale col cavolo. Perché, ragazzi? Perché se il trimestrale non ha chiuso e chiude con uno sciacquone, vi può anche fare meno 20 in un giorno. Ora, io lo reputo improbabile, ma lo può fare, cioè può andare a fare così, poi fa boom e poi riparte. Allora voi dite, qui abbiamo preso in base al tempo l'operazione long, quindi abbiamo deciso che siccome poi parte un nuovo ciclo iniziamo da qui, e ma chi ve l'ha detto poi che questo è un prezzo buono in base a dove chiude il ciclo? Per cui questa tecnica che molti amano non è giusta, perché se la fate rischiate l'osso del collo, va bene? Potete farla con uno stop loss se siete trader bravi, ovviamente, ragazzi. Sapete bene che io mi riferisco sempre a un grande pubblico, qui non parlo a trader professionisti che hanno le tecniche per maneggiare queste cose, quindi ormai lo avete capito. Passiamo invece ad Ethereum. Su Ethereum però volevo farvi vedere questo grafico, che è un grafico completo, un grafico, un mio workspace che uso per l'analisi ciclica. Come vedete qui settato anche con l'inversa, quindi insomma è più quello che uso in Academy, insomma, ragazzi, per fare tutte le mie varie analisi e quant'altro. Allora, trimestrale e anche il semestrale di Ethereum, che poi non sappiamo se sarà anche l'annuale o meno. Io ho un po' il dubbio su sta cosa, lo mantengo, quindi non mi interessa, tra le altre cose, definire questo chiusura dell'annuale o meno, anche perché in ogni caso un semestrale nuovo su Ethereum andrebbe comunque tradato long, quindi a prescindere se sia un nuovo annuale oppure poi c'è l'annuale da chiudere ancora, non mi interessa, perché comunque traderei long in ogni caso questo nuovo movimento. Guardate com'è più preciso, perché? Perché ha fatto nuovi minimi su Ethereum, ha fatto nuovi minimi da qui, quindi ha indicato che questa fase ciclica iniziata il 12 maggio di Ethereum era un mensile, è ribassista e sta chiudendo il mensile. Una volta che chiude questo mensile anche su Ethereum, a un certo punto partirà una nuova fase ciclica che probabilmente coinciderà con il nuovo trimestrale. Ora, su Ethereum, essendo più preciso, mi porta la data proprio del 14 di giugno come fase in cui a 205 giorni potremmo chiudere anche il ciclo semestrale. Ovviamente una fase del genere significa che manca uno o due giorni, quindi ancora possiamo scendere un po', ma potrebbe anche semplicemente cincischiare, cosa che io diciamo spero, e poi ripartire con una nuova struttura. Quindi prima vedremo cosa succede con il nuovo ciclo mensile, poi ci renderemo conto se fa parte o meno appunto di questo trimestrale. Però i tempi tecnici da 96 giorni sono più che sufficienti, quindi in perfetta linea tecnica. Anche il pullback tecnico di Ethereum nei confronti di questo livello è molto interessante, perché vedete, in questa zona sta facendo un pullback della precedente fase, quindi può tranquillamente ricominciare un nuovo movimento semestrale
da qui e poi chiudere il tutto. Morale della favola, io attendo la parte iniziale di questi cicli trimestrali, l'ho detto anche su Matic e su BNB con il video che ho fatto sabato, andatelo a vedere, un video di approfondimento stra importante, ragazzi, vi lascio sopra la mia testa anche il link di quel video. E lì indicava la possibilità che anche Matic stesse per iniziare un nuovo trimestrale che probabilmente può essere anche un nuovo annuale, ma potrebbe essere anche l'ultimo ciclo dell'annuale. Perciò quel trimestrale va comunque tradato. Però, ragazzi, non siamo nell'idea di dire inizia un nuovo annuale su Matic. Quindi tutto questo giro ci dà un'informazione, la fase che questa struttura anche su Ethereum potrebbe in maniera coerente a Matic e BNB fare una fase rialzista che poi confluisce con il vero minimo e a quel punto indicheremo che sta andando a chiudere il ciclo annuale in quel caso. Quindi preparatevi a questo nuovo trimestrale che dovrebbe iniziare tra poco perché potrebbe portarci appunto intorno ad agosto-settembre a chiudere i giochi su molte criptovalute. E quindi a fare in pratica una fase di rimbalzo e poi chiusura finale anche su Ethereum, magari in questo caso come coincidenza del ciclo anche annuale. E quindi strutturandolo in questo modo. Questa è un'ipotesi, quindi prossimo trimestrale che può essere ribassista, che dovete tenere a mente. Va bene, ragazzi, perché va tradato comunque, perché se sbagliamo e non è ribassista, ma è il nuovo annuale, poi il mercato parte e non torna più indietro. Quindi va tradato, però dovete avere gli occhi aperti, trailing stop e posizionati tutte quelle operazioni, quelle tecniche di trading per proteggervi se questo trimestrale gira male, esattamente quando va a ripartire. Intanto aspettiamo i dati e vediamo se effettivamente questa settimana può darci soddisfazione. Vi avevamo promesso poi il dato, vabbè, su BNB, ragazzi, ne abbiamo parlato comunque sabato. Riandatevi a vedere quel grafico, quindi non mi dilungo qui, giusto per farvi vedere la questione dei due cicli da 182 giorni sul ciclo settimanale, praticamente totalmente simmetrici su BNB. Guardate qui, ragazzi, se qui ha chiuso il semestrale e ne inizia uno nuovo, vi rispondete da soli a questa simmetria assolutamente perfetta a livello ciclico. Era giusto per far vedere questa cosa. Volevo poi concludere invece il grafico con la visione di quello che è il dato della dominanza, di cui magari parliamo poi con calma, perché sulla dominanza dovremmo in effetti andare ad agire in maniera a ragionare in maniera più consistente, perché ragazzi, guardate l'aria. Questa area che io vi ho indicato era un'area di possibile fase di massimo per la struttura ciclica annuale della dominance. Questo è il grafico che vi ho diviso a due fasce temporali, fase positiva, fase negativa, che significa qui la probabilità di rialzo è più alta, qui la probabilità che il rialzo continui è più bassa. E quindi il mercato ha difficoltà a fare sempre nuovi massimi, oppure se li fa, poi deve a un certo punto chiudere questa fase, quindi fare una cosa del genere. Siamo però anche a un livello tecnico estremamente rilevante, cioè uno snodo importantissimo che è tutta questa fascia di prezzo, superato il quale da 50% Bitcoin potrebbe tranquillamente arrivare almeno al 52% facendo un pullback, un pull up a dire la verità dal basso di questo livello qui, superato il quale addirittura si va a infilare in questo rettangolo di prezzo tra 52% e 55%, quindi in quest'area qui. Il grafico della dominanza e del nuovo ciclo annuale della dominanza parla chiaro anche da questo punto di vista. Però siamo nell'emisfero rosso, ragazzi. Questo significa che le spinte al rialzo iniziano ad esaurirsi, quindi ancora c'è spazio. Se questo ciclo è molto rialzista, c'è molto spazio, però bisogna iniziare a capire che da qui in poi potrebbe anche essere il caso che riparta un po' la struttura delle altcoin. Avevo detto giugno, siamo arrivati a giugno. Nei prossimi video parliamo della possibilità di un alt season da qui nei prossimi settimane.
Ne parliamo dopo questa settimana attuale, così vediamo intanto i dati macro, vediamo le news, vediamo di capire come si muovono e se chiudono questo ciclo trimestrale. Però questi dati vanno valutati in quest'ottica. Prossimo ciclo trimestrale va tradato long. Se inizia un'alt season, inizierà senza che ce lo aspettiamo, quindi per questo va tradato long. Il rischio che sia l'ultimo però del annuale c'è ancora sia su Matic sia su BNB sia su Ethereum, perciò occhi ben aperti. L'Academy ragazzi non ve la dimenticate anche perché parleremo di queste cose, 5 ore 58 minuti e la chiudiamo e poi se ne parla l'ultima volta, abbiamo chiuso per 2 anni e mezzo. Vi aspetto e noi ci rivediamo lì e buon inizio settimana a tutti, ciao.